fronte Covid-19 scende il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati, il minimo da inizio pandemia. 1.402 i nuovi contagi, oltre 1.000 in Lombardia. In Sicilia 151 positivi in meno, stesso numero quello dei guariti. Sto assistendo ad un miracolo. Con queste parole il presidente dell'Istituto Oasi di Troina, Don Silvio Rotondo, guarito dal Covid-19 e rientrato alla guida della struttura, commenta il netto miglioramento registrato da 171 casi positivi a 9. L'ASP di Catania ha approvato la delibera per far partire i lavori di ristrutturazione del poliambulatorio e della guardia medica di Nicolosi. Oggi è la giornata mondiale dell'infermiere e noi vogliamo rendere omaggio a chi in corsia, in prima linea e non si risparmia nella lotta al coronavirus. A Paternò nasce un nuovo progetto politico denominato l'Alternativa per Paternò. Le prime proposte guardano al rilancio economico cittadino in questa fase 2. Carlo Caputo è il nuovo presidente del Parco dell'Etna. A nominare l'ex sindaco di Belpasso e il presidente della regione Nello Musumeci. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Sul fronte Covid-19 scende il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati, il minimo da inizio pandemia. 1.402 i nuovi contagi, oltre 1.000 in Lombardia. In Sicilia 151 positivi in meno, stesso numero quello dei guariti. I dettagli nel primo dei nostri servizi. 1.402 nuovi contagi sul fronte coronavirus oggi in Italia, 419 di questi però sono riferiti alle settimane scorse in Lombardia, che ha ricalcolato i nuovi casi, e di questi 1.402 nuovi casi oltre 1.000 riguardano la Lombardia, che continua ad essere la regione più colpita. Il numero totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia tra positivi, guariti e decessi sale a 221.216, diminuiscono i nuovi malati, 1.222 in meno rispetto a ieri, per un totale di 81.266, 67.449 di questi, cioè l'83%, si trovano in isolamento domiciliare. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva, oggi 47 in meno di ieri, per un totale di 952, 12.865 ricoverati in ospedale, con un decremento di 674 pazienti rispetto a lunedì, 172 invece decessi. Il totale delle persone morte con e per coronavirus sale in Italia a 30.911, 2.452 nuovi guariti, 109.039 gli ex malati che hanno sconfitto il virus, 67.000 tamponi refertati oggi. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è dell'1.5%, il minimo da inizio pandemia in Italia. In Sicilia solo 4 contagi per un totale di casi tra positivi, guariti e decessi di 3.343, scendono di 151 i nuovi positivi all'infezione, cioè le persone attualmente malate, per un totale di 1.911, 249 ricoverati in ospedale, meno 38 rispetto a ieri, 15 ricoverati in terapia intensiva, meno 1 rispetto a ieri, scendono di 113 gli asintomatici, per un totale di 1.662. Alto il numero dei negativizzati all'infezione, oggi 151, il totale invece ammonta a 1.171, 4 nuovi decessi, 261 il numero totale dei morti, 1.883 i tamponi oggi, 105.017 il totale. Nella provincia di Catania segno meno alla voce attuali positivi, 19 in meno di ieri, per un totale di 670. Sto assistendo ad un miracolo. Con queste parole il presidente dell'Istituto Oasi di Troina, Don Silvio Rotondo, guarito dal Covid-19 e rientrato alla guida della struttura, commenta il netto miglioramento registrato nella struttura da 171 casi positivi a 9. Finalmente all'Oasi di Troina, dopo settimane durissime legate all'emergenza Covid-19, caratterizzate da apprensione e impegno costante al fine di tutelare la salute di tutti, pazienti e personale sanitario, la situazione finalmente sembrerebbe volgere per il meglio. Su 170 casi positivi sarebbero 130 i guariti, 86 pazienti e 44 operatori. 32 le persone negativizzate, ovvero quelle alle quali sarebbe stato effettuato doppio tampone. Si tratterebbe
sarebbe di 16 pazienti e 16 operatori. Attualmente sarebbero 9 i casi positivi, 8 operatori in isolamento domiciliare e una paziente. Nessuno di questi desterebbe però preoccupazione. Dall'OSI di Troina dichiarano che questo sia un quadro certamente confortante che vede premiati gli sforzi e l'impegno di tutti gli operatori, i medici e i curanti in generale, a conferma del fatto che le strategie terapeutiche e le misure di contenimento messe in atto sin dai primi giorni dell'epidemia abbiano generato evidenti risultati. E intanto è tornato alla guida dell'istituto il presidente Don Silvio Rotondo, guarito dal Covid-19. Sono stati giorni duri, ha affermato, perché a causa della malattia è venuta meno la mia presenza nei giorni più difficili dell'epidemia e ciò ha caricato ancora di più gli altri miei collaboratori. Sono certo che tutte le preghiere pronunciate da ogni parte del mondo per l'Oasi abbiano dato i loro frutti. Sto assistendo ad un miracolo. L'ASP di Catania ha approvato la delibera per far partire i lavori di ristrutturazione del poliambulatorio della Guardia Medica di Nicolosi. Grande soddisfazione espressa dal deputato regionale Giuseppe Zitelli del gruppo di Diventerà Bellissima e dalla segretaria provinciale di Diventerà Bellissima, Francesca Catalano. Approvata dall'ASP di Catania la delibera per l'avvio dei lavori di ristrutturazione del poliambulatorio della Guardia Medica di Nicolosi. Si parla di uno stanziamento di circa 220.000 euro. Entro la settimana dovrebbe essere pubblicata la gara sul MEPA, ovvero il portale degli appalti, scadenza fissata a 30 giorni. Tutto l'iter burocratico che ne seguirà dovrebbe portare nell'ultima decade di luglio all'aggiudicazione dell'intervento all'impresa vincitrice dei lavori. La durata stimata relativa agli interventi da effettuare è di 4 mesi. Tra i lavori sono previsti la ristrutturazione dei bagni già esistenti e la realizzazione di 2 nuovi bagni per disabili, uno riservato alla Guardia Medica e uno per il poliambulatorio. La realizzazione dell'impianto elettrico e speciale, l'installazione di nuovi condizionatori e poi ancora l'installazione di nuovi infissi esterni e di nuove porte all'interno dei locali, l'installazione di una fossa IMOF all'esterno dell'edificio, la tinteggiatura della facciata esterna e la tinteggiatura degli ambienti interni e infine l'installazione all'esterno di un montascale per disabili. Ad annunciare questa importante novità è stato il deputato regionale Giuseppe Zitelli del gruppo di Diventerà Bellissima. È un nuovo importante traguardo raggiunto, ha dichiarato Zitelli. Non era possibile lasciare ancora chiusi i locali nati come un punto di riferimento in ambito sanitario per il territorio. Da diversi mesi con il gruppo di Diventerà Bellissima, con il quale abbiamo anche effettuato dei sopralluoghi all'interno della struttura abbandonata, seguiamo con attenzione la problematica prima per il reperimento delle somme e in questa fase per arrivare alla tanto attesa gara che porterà all'avvio dei lavori. Soddisfazione espressa anche dalla segretaria provinciale di Diventerà Bellissima, Francesca Catalano. Relativamente alla Guardia Medica e al poliambulatorio di Nicolosi, afferma, abbiamo avuto un primo incontro con il manager dell'ASP di Catania, Maurizio Lanza, lo scorso autunno. In quell'occasione abbiamo stilato un cronoprogramma per arrivare all'intervento atteso. Ci auguriamo che in tempi brevi possano adesso realizzarsi i lavori per poter consegnare una nuova struttura necessaria sia per i residenti che per i tanti stagionali che trascorrono a Nicolosi brevi periodi di vacanza. Oggi è la giornata mondiale dell'infermiere e noi vogliamo rendere omaggio a chi in corsia è in prima linea e non si risparmia nella lotta al coronavirus. Vediamo. Oggi è la giornata mondiale dell'infermiere, una occasione in più per ringraziare gli infermieri che nella lotta al coronavirus non si sono risparmiati, stremati e con i segni sul volto hanno fronteggiato in corsia una imprevista emergenza. Assieme ai medici e agli operatori sociosanitari sono stati soldati in trincea. Con il loro lavoro e il loro impegno hanno rappresentato la vera forza contro un nemico invisibile. Andrà tutto bene, grazie soprattutto a loro. Thank you.
E adesso ci fermiamo qualche minuto, a tra poco. Enel Green Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, offriamo le soluzioni adatte a qualsiasi esigenza. Realizziamo impianti civili ed industriali, garantiamo ogni tipo di installazione. Il nostro servizio è completo e chiavi in mano. I nostri impianti garantiscono gli incentivi dal 45 al 51%. Tu non dovrai pensare a nulla. Dove c'è luce ed energia, c'è amore e la vita continua. Affidati a personale esperto. Scegli Enel Green Power. In questo periodo da Enel Green Power, grandi promozioni. Impianto fotovoltaico 6 kW, 6.000 euro più IVA al 10%. Impianto 3 kW più 5 kWh di accumulo, sempre euro 6.000 più IVA al 10%. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Questo è il momento giusto per pensare di tagliare il costo della tua bolletta. Approfitta degli incentivi statali. Contattaci e troveremo la soluzione adatta a te. Enel Green Power, Contrada Trefontane, Paternò. Visita il nostro sito internet www.enelgreenpower.it. Ed eccoci nuovamente in studio con la seconda parte del nostro telegiornale. La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato 91 tra boss, gregari, estortori e prestanome di due storici clan palermitani dell'Acqua Santa e dell'Arenella. In manette sono finiti esponenti di storiche famiglie mafiose palermitane come quelle dei Ferrante e dei Fontana. Le accuse contestate sono a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, ricettazione, riciclaggio, traffico di droga, frode sportiva e truffa. Attività ferme per il lockdown, una drammatica crisi economica, imprese sull'orlo della chiusura e Cosa Nostra pronta a sfruttare l'emergenza. E questa è la fotografia della realtà economica palermitana messa nero su bianco nell'inchiesta della DDA di Palermo. Il GIP che ha disposto gli arresti parla di contesto assai favorevole per il rilancio dei piani dell'associazione criminale sul territorio d'origine e non solo. A Paternò nasce un nuovo progetto politico denominato l'Alternativa per Paternò. Le prime proposte guardano al rilancio economico cittadino in questa fase 2. Si chiama l'Alternativa per Paternò e si presenta come un nuovo progetto politico per la città che al momento vede insieme sei gruppi. Alleanza per Paternò, Diventerà Bellissima, Forza Italia, Agire, l'Osservatorio Politico La Città e Muoviti Paternò. In realtà, in prima battuta, alla presentazione ufficiale alla città nel gruppo era apparso anche il logo di Fratelli d'Italia, salvo essere ritirato subito dopo. Il chiaro segnale è che il partito, come da tempo è emerso, resta diviso tra quella parte che fa riferimento all'ex assessore Vito Rau, contraria all'amministrazione Naso, e la parte invece della Russiani, con il vice sindaco Ezio Mannino e l'assessore Rosanna Natoli, che invece è con l'amministrazione Naso. L'Alternativa per Paternò è l'insieme di movimenti, di partiti, che ovviamente, così come lo dice lo stesso nome, hanno l'intenzione di costituire un'alternativa a un modo di fare politica, un'alternativa a un modo di amministrare la città. Non è un cartello elettorale, è un contenitore aperto a tutti, è plurale, che ha come presupposto iniziale una visione diversa rispetto alla visione amministrativa che ha l'attuale amministrazione. In questo contenitore c'è un caso strano, perché inizialmente appare Fratelli d'Italia e poi invece 24 ore dopo questo simbolo scompare. Come mai?
Perché forse a volte per ottenere chiarezza serve portare avanti delle azioni che inizialmente non sono comprese e non sono facilmente comprensibili. In realtà c'è un problema legato a un partito in città che ha due anime che hanno idee differenti, una visione differente a livello locale. Io non entro nelle dinamiche di un partito che non è mio, però dico che in questo modo, secondo me, in modo chiaro, si sa che l'amministrazione ha al suo interno una componente importante di un partito che ovviamente non ha nulla a che vedere con il progetto che noi stiamo costruendo, e credo che per coerenza anche di ogni singolo soggetto che fa politica, e nessuno di noi è un soggetto buono per tutte le stagioni, chi rimane coerente a quel progetto deve rimanere in quel progetto fino alla fine e anche per il futuro. Chi invece sta costruendo un progetto differente e sta dando un contributo essenziale, essendo una componente importante dell'alternativa, continuerà certamente a dare il suo contributo crescendo e facendoci crescere. In una situazione di reale emergenza arrivano alcune proposte per il rilancio economico della città, sintetizzabili con le agevolazioni per la TOSAP, fondo salva aziende, sgravi per la Tari e il rilancio delle associazioni di categoria. Noi di Alternativa per Paternò lanciamo una serie di proposte all'amministrazione e alla città. Anzitutto l'immediato recepimento del decreto regionale che vede l'azzeramento della TOSAP, della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, relativo quindi al 2020. E da questo punto di vista ci sembra assolutamente fondamentale concedere anche gratuitamente quelle che saranno le superfici accessorie, proprio per garantire quello che è il cosiddetto distanziamento sociale. Un'altra delle proposte che abbiamo lanciato è quella di convocare immediatamente tavoli istituzionali con tutti i rappresentanti di categoria, quindi dei commercianti, degli ambulanti, proprio per programmare, per riorganizzare le attività economiche della città. Questo è il momento, questa è l'opportunità per rivedere quello che è appunto il mercato della città come cuore pulsante della nostra economia. Non possiamo più perdere tempo, servono fatti concreti, la gente aspetta risposte. E proprio relativamente al rilancio, domani il sindaco Nino Naso incontrerà gli operatori del mercato trisettimanale per programmare con loro la ripartenza dell'attività. Un primo blocco di operatori commerciali, quelli relativi ai venditori di generi alimentari, è pronto intanto a ripartire con la prima giornata programmata per giovedì prossimo nel parcheggio di Corso Italia davanti alla piscina comunale. 4 esercizi di compro oro, 3 10 reale e 1 di riposto sono stati sanzionati e chiusi provvisoriamente dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania per violazione delle norme anti-Covid-19 previste dalla fase 2, che permette la riapertura del commercio all'ingrosso ma proibisce quello al dettaglio con i privati. Nei locali controllati è stata trovata la documentazione obbligatoria attestante gli acquisti di metallo venduto da privati negli ultimi giorni, a conferma ma che il commercio esercitato, almeno in quei casi, non sia avvenuto all'ingrosso. Carlo Caputo è il nuovo presidente del Parco dell'Etna, a nominare l'ex sindaco di Belpasso e il presidente della regione Nello Musumeci. L'ex sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, è stato nominato presidente del Parco dell'Etna. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex primo cittadino nel suo profilo social, con la nomina disposta direttamente dal governatore dell'isola, Nello Musumeci. Come molti avranno già letto, sono stato nominato presidente del Parco dell'Etna, scrive su Facebook Caputo. Spero di scrivere una nuova pagina di impegno e contribuire alla buona gestione di questo ente di tutela e valorizzazione. Intendo definire programmi ed obiettivi, continua Caputo, seguendo un metodo di partecipazione e condivisione con tutti gli attori istituzionali e associazioni del territorio, senza guardare a interessi campanilistici, ma mirando ad avere una visione del parco. Ringrazio il presidente della regione Nello Musumeci, conclude Caputo, e tutti i membri del governo per la fiducia riposta nella mia persona.
Il parco dell'Etna è commissariato dal febbraio del 2018, quando il presidente della regione Nello Musumeci revocò l'incarico all'allora presidente del parco Marisa Mazzaia. La nomina di Caputo mette fine anche alla lunga querela esplosa nei mesi scorsi ed aperta tra i diversi gruppi politici di opposizione e il governatore dell'isola, proprio per la carica di presidente del parco dell'Etna per il quale Musumeci ha sempre voluto Caputo. Una nomina, questa di Caputo, arrivata dopo 2 anni, come detto, di commissariamento del parco e una serie di polemiche aspre. Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle alla regione siciliana, capitanato dalla deputata di Belpasso Giannina Ciancio, ha sempre criticato il nome dell'ex sindaco, ritenuto poco competente in materia di tutela ambientale. Per Caputo i nemici sono maturati soprattutto in casa ed ecco che oltre a Giannina Ciancio, contro il suo nome si è schierata anche la parte di Forza Italia rappresentata dall'ex sindaco di Belpasso Alfio Papale. Con questo servizio si conclude l'edizione di questa sera del nostro telegiornale. Come sempre, per tutti gli aggiornamenti vi do appuntamento alla prossima edizione, quella di domani alle ore 13:30. Buona serata.